Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Oggi scopriremo insieme le caratteristiche di una razza molto vivace e forte, ma allo stesso tempo molto dolce, come lo Staffordshire Bull Terrier. Prima di iniziare però, ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un bel like. In questo modo aiuterai il canale a crescere e te ne saremo davvero grati. Lo Staffordshire Bull Terrier è una razza britannica nata tra l'incrocio fra Bulldog e i Terrier. Le sue dimensioni ridotte rispetto agli altri bull gli hanno fatto conquistare il simpatico soprannome di Staffy. Purtroppo, come spesso accade nei cani appartenenti a queste razze, le persone credono che siano cani aggressivi. Questa è in realtà una definizione sbagliata, per lo più legata alla loro storia. Infatti, in antichità veniva addestrato per i combattimenti tra i cani. Lo Staffordshire Bull Terrier è in realtà un cane molto attivo e giocoso, che si innamorerà subito della sua famiglia. Sarà amichevole e protettivo verso i bambini. In Inghilterra, infatti, è soprannominato Nanny Dog, ossia cane bambinaio, proprio per il suo amore infinito. Mi raccomando però, essendo un cane particolarmente giocoso con i bimbi molto piccoli, è necessaria comunque la supervisione di un adulto durante le interazioni. Questa razza è di taglia medio-piccola, caratterizzata da struttura fisica possente e muscolosa, ma ben proporzionata. La sua testa è quadrata e ben definita ed è molto simile a quella del Pitbull, ma molto più piccola. La sua mascella muscolosa rimanda al suo passato di cane combattente. L'altezza prevista dello standard della razza è di 35-40 cm, sia per i maschi che per le femmine. Il peso ideale varia tra i 13 kg e i 15 kg per il primo, mentre le femmine non superano i 15 kg. Per quanto riguarda il pelo, è corto e fitto. Tra le colorazioni troviamo il nero, il blu, il fulvo e bianco, mentre il mantello può essere sia uniforme ma anche bicolore o tigrato. Non necessita di essere spazzolato con troppa frequenza. È un cane atletico e pieno di energie, ma anche che si adatta tranquillamente alla vita di casa con un bisogno di fare tanto movimento all'aria aperta, per cui è necessario portarlo fuori con una certa frequenza. Inoltre è importante che segua una dieta ben equilibrata poiché ha particolare tendenza ad ingrassare. Lo Staffy ha un carattere molto sicuro di sé, ma se supervisionato da una persona esperta o da un addestratore, può essere anche scelto come primo cane. A differenza di molte altre razze del suo genere, se addestrato fin da piccolo non avrà problemi con la socializzazione con gli estranei, ma istintivamente tenderà sempre a proteggere la sua famiglia. Con i cani invece gli esemplari maschi cercheranno di essere più dominanti e a volte aggressivi, mentre le femmine risultano essere più giocose. Ricordiamoci sempre che comunque ogni cane ha il proprio carattere e abituarli fin da piccoli è importantissimo. Lo Staffordshire Bull Terrier è una razza con un'aspettativa di vita media di circa 13 anni, che gode di buona salute generale. Potrebbe soffrire di alcune patologie come la displasia all'anca o la cataratta ereditaria. Come molte razze dal muso corto, può soffrire della cosiddetta sindrome brachicefalica, che non è una malattia ma un sintomo correlato alla respirazione che può compromettere la salute e la qualità della vita del cane. Infine, sopporta pochissimo sia il caldo che il freddo. Nel video di oggi hai scoperto le caratteristiche e qualche curiosità su una razza forte, vivace e amorevole come quella dello Staffordshire Bull Terrier. Prima di scegliere il tuo amico a quattro zampe, vi invitiamo caldamente ad informarvi sulla storia e sulle esigenze di questa razza e di rivolgervi ad un addestratore che saprà sicuramente consigliarvi al meglio. Se questo video ti è piaciuto, ricordati di iscriverti al canale e commenta questo video scrivendo la prossima razza che vorresti vedere. Saremmo felici di pubblicare altri video sull'argomento. Per oggi è tutto! Se hai imparato qualcosa di nuovo e ti è piaciuto questo video, lascia un bel mi piace per supportare il canale, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato per le prossime pubblicazioni. Da Mondo Cane è tutto, ci vediamo nel prossimo episodio, ciao!